Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi un po' della fotografia di Seven, grandissimo film del 1995 diretto da David Fincher, con protagonisti Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey, e la cui fotografia è stata curata da Darius Congi. Seven è un fantastico noir riletto in chiave moderna, dove la fotografia ha il merito di esaltare questa caratteristica. E come? Beh, Seven presenta alcuni dei tratti caratteristici dei vecchi film noir, come ad esempio angolazioni dal basso, che spesso e volentieri ci mostrano i soffitti delle stanze. Questa è una caratteristica peculiare dei vecchi film noir, inquadrare i soffitti per restituire anche un'idea di claustrofobia. In Seven, come in ogni film noir che si rispetti, dominano le ombre e le silhouette la fanno da padrona, così come la pioggia, che cade incessante per quasi tutto il film. In Seven poi abbiamo l'uso frequente di piani sequenza, così come frequentemente utilizzata la Steadicam, con carrellate a seguire, a precedere, carrellate trasversali, laterali. La macchina da presa si muove con precisione chirurgica, come nello stile di David Fincher. La macchina è sì in continuo movimento, ma c'è pochissima camera a mano in Seven, e questa è un'altra caratteristica della regia di David Fincher, il poco uso della camera a mano, e quando viene utilizzata si nota parecchio. A livello di inquadrature nel film abbiamo pochi dettagli, ma quando ci sono meravigliosi. Un'altra caratteristica di Seven è l'utilizzo del processo Bleach Bypass, procedimento attuato sulla pellicola che aumenta il contrasto a discapito della saturazione, dando alle immagini un aspetto per così dire antico. È un effetto che negli ultimi anni abbiamo visto in film come Salvate il soldato Ryan oppure in 300. È un procedimento che esalta notevolmente i neri, e direi che quindi in Seven, film nel quale domina l'oscurità, questo procedimento è azzeccatissimo. Come ha affermato Congi, se in Seven domina l'oscurità, tuttavia ha cercato di restituire un minimo di calore esaltando i mezzi toni in alcune scene. Mezzi toni che sono stati definiti da Congi come il cuore del film, l'unico posto nel quale si può trovare ancora qualcosa di positivo in tutta questa storia, in tutto questo mondo così marcio. Un piccolo sprazzo di luce calda con la quale i nostri protagonisti combattono il diavolo, rappresentato da Kevin Spacey, questo serial killer di poco psicopatico. Fino a quel momento Congi aveva girato tutti i suoi film in Technovision, utilizzando una combinazione di camere Harryflex e lenti anamorfiche Cokey. Ma per Seven decide di optare per il Panavision, un sistema che non aveva mai utilizzato fino ad allora, e come lenti opta per le Prime, delle quali loda soprattutto il 24-275mm f2.8, che peraltro ha utilizzato molto nel corso delle riprese. Ha inoltre affermato che uno dei primi libri che ha comprato per cercare l'ispirazione per la resa visiva di Seven è stato il libro The Americans di Robert Frank, libro che è diventata una vera e propria Bibbia per lui. Pur essendo tutto in bianco e nero, afferma che le foto contenute in quel libro hanno lo spirito della modernità. Foto dalle quali traspare una forte dinamicità, dinamicità che Congi voleva riportare anche in Seven. E come fa a farlo? Opta per le lenti primo nel formato del Super 35mm. Congi opta per il Super 35mm invece che l'anamorfico proprio perché voleva avere una camera libera, libera di girare qua e là sul set, senza la pesantezza del CinemaScope. In particolare la camera Hatton 35 combinata con la Steadicam ha permesso a Congi di muoversi liberamente sul set. Tutto il film è girato con un'apertura di diaframma molto ampia. Negli interni ci si è mantenuti su un diaframma di 2.5, mentre negli esterni si è arrivati a 2.8. E capite che tali aperture di diaframma rendono molto difficile mantenere la giusta messa a fuoco. Però il grande vantaggio è che il regista può indirizzare dove vuole l'occhio dello spettatore, facendolo concentrare su ciò che vuole all'interno dell'inquadratura. Per le scene notturne, Congi ha optato per la pellicola Kodak 5287, che secondo lui era eccellente per esaltare l'oscurità di Seven, soprattutto nelle scene notturne. E con il procedimento del Bleach Bypass, i neri sono stati esaltati ancora di più con l'utilizzo di questa pellicola, aumentando così il contrasto tra il mondo della luce e il mondo dell'oscurità, che tanto lottano in questo Seven. Per quanto riguarda poi invece l'illuminazione, prendiamo ad esempio la scena nella quale Mills e Somerset sono a dialogo col commissario.
I personaggi sono illuminati da delle luci dalle quali percepiamo la sorgente all'interno dell'inquadratura. Sono le lampade inquadrate in scena che vengono rafforzate poi da luci fuori scena. Questo dialogo è girato in modo magistrale. Prima dal punto di vista di Mills, che all'inizio è estraneo al dialogo tra Somerset e il commissario. Infatti, assistiamo a questo dialogo dal punto di vista suo. Siamo spettatori esterni con lui. E a un certo punto Mills si alza e dice a Somerset: «Ehi, io sono qui, dimmele in faccia le cose». Ed ecco che entra nel dialogo dopo essere stato in silenzio fino ad ora. E come ho detto poco fa, in questo Seven, come in gran parte dei film di Fincher, la camera a mano è utilizzata molto poco. E quando viene utilizzata c'è un motivo preciso. Guardiamo ad esempio al primo incontro tra John Doe e Somerset e Mills. Non appena John spara e Somerset e Mills si buttano a terra, appena Mills si alza, passiamo alla camera a mano. E parte un inseguimento mozzafiato, ragazzi, e qui la camera a mano ci sta e come. Anzi, l'uso estremo che fa David Fincher in questa scena della camera a mano, secondo me esalta la voglia di Mills di prendere John Doe. Ci caliamo nel momento. John Doe che non viene mai inquadrato in faccia. Spesso e volentieri lo vediamo lontano, irraggiungibile in quella miriade di corridoi e scale. Ed ecco che poco dopo, quando invece entriamo nell'appartamento di John Doe, la camera torna fissa e si muove di nuovo molto lentamente. La lentezza della camera qui restituisce l'idea di cautela con la quale Somerset e Mills devono muoversi all'interno di questo appartamento onde evitare spiacevoli sorprese. Per quanto riguarda invece le varie scene del crimine dei vari vizi capitali, Congi e Fincher fecero in modo che ognuna delle varie scene del crimine fosse diversa dall'altra, ognuna con le proprie caratteristiche. Prendiamo ad esempio la prima scena del crimine, quella del vizio della golosità, con questa persona obesa che apparentemente sembra essere soffocata all'interno del suo stesso cibo. L'aspetto di questa scena ci restituisce un ambiente umido, sporco, e per restituire questa idea Congi ha utilizzato delle gelatine verdi su luci bilanciate per la luce del giorno. La stanza è buia, sporca, immersa in un giallo disgustoso ed è trafitta dalle luci delle torce dei detective che cercano delle prove. Le torce che utilizzano i detective sono state leggermente potenziate dopo le prime prove. La stanza poi è stata sottoesposta in modo che praticamente le uniche sorgenti di luce fossero appunto le torce dei detective. Più in generale come schema di luce generale di Seven, Congi ha optato come backlight per delle Kinoflow, una sottile linea di luce che fungesse da backlight. E invece come key light, come luci principali, Congi ha utilizzato delle lanterne cinesi, con una differenza di stop tra la luce principale e la luce di riempimento che andava da uno stop e mezzo fino a due stop e mezzo. Quindi sui volti avevamo un elevato contrast ratio, un'elevata differenza tra il lato più illuminato e quello meno illuminato. La vittima della lussuria invece viene ritrovata in un letto in un ambiente dominato da questa luce rossa, che esalta quasi l'orrore della scena, se pensiamo che il rosso è il colore che si collega comunque anche alla violenza e naturalmente al sangue. C'è sia un po' di verde che il rosso che domina per lo più la stanza, un rosso molto profondo che, come detto, ricorda anche un po' il sangue. Passando poi invece alla vittima della pigrizia, ragazzi, vi ricorderete sicuramente quella scena nella quale penso tutti abbiamo fatto un balzo dalla poltrona del cinema o di casa quando abbiamo visto quella scena, perché c'è questa vittima, apparentemente vittima, quindi morta, che poi invece all'improvviso si sveglia in un momento di puro orrore. Conge ha affermato che in questa scena voleva restituire l'idea di trovarsi al di sotto del rivo di un fiume. Voleva restituire un ambiente umido, fungoso quasi, per dare l'idea del tempo passato. Come nella scena del crimine, del vizio e della golosità, anche qui ha aggiunto delle gelatine verdi alle luci, per aggiungere anche un senso di angoscia. Ricordiamo, ragazzi, che il verde è sì il colore della speranza, ma è anche il colore che può simboleggiare il malessere fisico di una persona. Le scene del crimine, invece, della superbia e dell'avidità, contrastano notevolmente con quelle che abbiamo visto fino adesso. Perché in queste due scene del crimine dominano palesemente la luce, le superfici bianche, che sono sporcate dal sangue, che quindi così risalta ancora di più. La scena del crimine, del vizio, della superbia è stata illuminata interamente dalla finestra, con un grande quantitativo di luce sparato all'interno del set e diffuso più e più volte per ammorbidire la luce. E se vi ricordate cosa vi ho detto, che per gli interni è stata utilizzata un'apertura media di diaframma di 2.5, è chiaro che con tutta questa luce cosa hanno dovuto utilizzare?
sulle camere, esatto, i filtri ND, neutral density, per abbassare la quantità di luce che entra e colpisce il sensore e poter così utilizzare ampie aperture di diaframma. Anche la scena del crimine dell'avidità è simile a quello della superbia, ma in questo caso abbiamo un maggiore contrasto nell'illuminazione. Kongji in Seven ha fatto anche largo uso delle bandiere per tagliare la luce, soprattutto nelle inquadrature dei primi piani. Prendiamo ad esempio la scena nella quale Somerset e Mills sono a casa di quest'ultimo e sono seduti su un divano a esaminare una serie di foto. Per illuminare questa scena, Kongji ha utilizzato più bandiere. In questo modo la luce viene accentuata all'interno dell'inquadratura solamente in alcuni punti. Perché fa questo? Perché ritiene che così il risultato sia molto più naturale. Mentre invece per gli occhi, spesso e volentieri, ha utilizzato una Kinoflow sistemata appena sopra l'obiettivo della camera per dare un accento di luce negli occhi degli attori. Questa è una tecnica che viene utilizzata spesso, diciamo, altrimenti si rischierebbe qualche volta di avere gli occhi completamente neri negli attori, che poi, per carità, potrebbe anche essere una scelta artistica per denotare un personaggio negativo, magari. Piccola curiosità, poi, le scene con l'elicottero alla fine del film all'inizio non erano previste, tuttavia poi i produttori, soddisfatti dal girato, concessero a Fincher un extra budget. Però il problema è che Kongji stava già lavorando a un altro film ormai. E chi è stato ingaggiato come direttore della fotografia per girare quelle scene? Jeff Cronenworth, figlio di Jordan, il direttore della fotografia di Blade Runner, film della cui fotografia ho già parlato in un video precedente. E arriviamo così, ragazzi, appunto al finale del film, in quel bellissimo dialogo in macchina tra Mills, Somerset e John Doe. John che viene spesso inquadrato con davanti al viso la rete metallica della macchina, inquadratura che secondo me contribuisce a rendere ancor più destabilizzante questo personaggio. Ci sono solo inquadrature singole, i personaggi non sono mai ripresi insieme. Abbiamo tutti i primissimi piani sui volti. È la resa dei conti, dobbiamo stare vicino ai personaggi. Somerset guida, è leggermente distaccato. Mills invece è voltato verso John, è più in empatia, per così dire, con lui. Si guardano negli occhi. E poi, ragazzi, non posso non citare quella meravigliosa inquadratura dei tralicci, che è una delle primissime inquadrature che mi vengono in mente quando penso a Seven. Quella miriade di tralicci e di cavi dell'alta tensione che si perdono a vista d'occhio. Questa scena ripresa con un teleobiettivo che schiaccia ulteriormente i piani dell'immagine, così che primo piano e sfondo sembrano attaccati e questi cavi sembrano quasi formare una ragnatela, tessuta con pazienza da John Doe e che rappresenta, secondo me, il suo intricato piano, la trappola del ragno nella quale sta per cadere Mills. Inoltre, già che abbiamo parlato prima di camera a mano, le scene all'interno dell'elicottero, vediamo, sono girate con la camera a mano, mentre invece all'interno della macchina abbiamo una camera fissa, immobile, e questo genera un forte contrasto tra le due scene, che non fa altro che aumentare la tensione. Ugualmente, quando più tardi Somerset si mette a correre verso Mills, la camera a mano sballonzola talmente tanto che credi che possa cadere da un momento all'altro. John Doe invece è inquadrato con la camera fissa, immobile, ed è inquadrato anche dal basso, punto di vista che gli dà un'idea di autorità e potenza. Infatti, in questa scena è lui a comandare. E appena John dice a Mills che si è preso la testa di sua moglie, ecco che la camera a mano viene utilizzata anche per le inquadrature di Mills, che adesso è estremamente confuso, e la camera a mano restituisce quest'idea. Tra l'altro, se ci fate caso, la luce sui volti dei personaggi cambia molto velocemente, è palese che stessero girando verso il tramonto, quando appunto la luce cambia velocemente. E si è sempre alla gola quando si gira verso il tramonto, perché tu sei convinto di avere tanto tempo, ma poi il sole, quando è lì lì che sta per scendere, in un secondo va giù. E come tutti sappiamo, Mills cede e uccide John, dopodiché si allontana da Somerset, che sta guardando in un'altra direzione. I due detective, che sono stati insieme per tutto il film, qui si dividono. Bene, ragazzi, il video si conclude qui. Questo era un rapido excursus sulla fotografia di Seven, sulla fantastica fotografia di questo fantastico film. E che dire, spero che questo video sia stato interessante. Come sempre ve lo dico, se avete qualche film preferito del quale volete che vi parli riguardo alla fotografia, poi parlo anche un po' di regia, me ne rendo conto, però non si può non parlare anche un po' di regia, per quanto non ne sia un grande esperto. Dicevo, lasciatemi un commento qua sotto con i film dei quali volete vi parli. Ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi come sempre della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate, e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!
speriamo per la messa a fuoco, perché se è sbagliata io mi impicco, va bene?